qui a nome di Confida vi do il benvenuto, anche se è casa vostra, insomma, quindi c'è poco da dare il benvenuto. E sarò brevissimo per non togliere spazio e tempo a tutto quello che ascolteremo, di cui dibatteremo, solo per dire che quando un amico mi ha proposto di essere qui tra voi stamattina, ovviamente ho accettato con onore e ho studiato la pratica, e devo dire che ho scoperto un mondo che non mi sarei aspettato di scoprire, cioè cosa c'è dietro la macchinetta del caffè che utilizziamo tutti i giorni nelle nostre aziende, nei nostri luoghi pubblici. E devo dire che questo, secondo me, è un problema che voi avete, perché se un giornalista, non di chiara fama ma comunque di lungo corso, non conosce il vostro mondo, io credo che abbiamo un problema, perché avete un problema, perché il vostro mondo è un mondo molto più importante, molto più articolato di quanto appaia da fuori, e credo che sì, proprio in questo momento è un settore, per certi versi di nicchia, ma visti i numeri dei vostri fatturati e delle persone che coinvolgete nella vostra filiera, mica tanto di nicchia, però è un mondo che, pur essendo appunto circoscritto, ha in sé, secondo me, racchiude in sé tutti i problemi e tutte le sfide di questo momento. I problemi, credo innanzitutto perché voi avete vissuto, credo, immagino più di qualsiasi altro settore, il problema del Covid. Non perché avete preso il Covid, ma perché le vostre aziende sono state colpite più di qualsiasi altra azienda, credo, dal Covid. Perché in quel momento il mondo è cambiato, anche la ristorazione è stata colpita dal Covid, ma oggi i ristoranti sono pieni, mentre nonostante il vostro sforzo e il vostro lavoro, voi in questi due o tre anni, un paio d'anni di post-Covid, avete recuperato delle perdite, ma non siete ancora riusciti a rilanciare, a rilanciare la crescita, e questo certo non per colpa vostra, e siamo qui a parlarne oggi, ma perché voi avete appunto una sfida terribile, perché dentro la vostra sfida ci sono tutti gli elementi di cui sta dibattendo il mondo e il paese, cioè la transizione ecologica che impone un cambiamento radicale nelle fonti energetiche, nella distribuzione, nel riciclo e quant'altro, perché c'è una sfida tecnologica importantissima. Penso solo alla sfida del concetto di moneta. Una volta noi andavamo al caffè con la monetina, adesso qualcuno ci va col cellulare, ma vi aspetta una sfida importante. Io penso che, come noi giornalisti conosciamo poco il vostro mondo, io penso che anche i politici conoscono poco il vostro mondo, perché se lo conoscessero, se ne conoscessero la complessità, l'ampiezza e l'importanza, probabilmente alcuni dei vostri problemi non sarebbero tali, invece lo sono. Avete tanti problemi sul tappeto. Oggi in sala vi hanno fatto l'onore di essere presente, direi con coraggio, alcuni politici ai quali non mancheremo di lasciare la parola e di sollecitarli, e quindi, come dire, questa è un'assemblea, ma mi auguro e spero nel vostro interesse che sia, non sia un'assemblea formale, ma sia anche un'assemblea sostanziale, capace di tirar fuori i problemi e di porli con forza sul tappeto. Tutto questo però non può che iniziare col saluto del padrone di casa. Siamo in Confcommercio, quindi bando alle ciance e chiamo sul palco Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio. Grazie dell'invito. Oltretutto, e complimenti, ho visto questa bellissima scenografia, però Massimo, ma qualche striscia anche nera ci voleva per completare l'armonia di un importante successo che ieri sera ha visto una squadra.
Grazie, grazie dell'invito e voglio subito dire al vostro Presidente, all'amico Massimo, che sono molto contento di essere qui e anche se devo riconoscere, e lo faccio volentieri, che come sempre l'assemblea vostra di Confida vede una rappresentanza di alto livello del mondo della politica e dell'istituzione, oltretutto vede anche giornalisti di primissimo piano a guidarne i lavori. E anche quest'anno non fa eccezione, quindi permettetemi di salutare e ringraziare il vice presidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, tutti gli onorevoli parlamentari presenti e consentitemi anche un saluto particolare all'amico Alessandro Sallusti. Guardate, io cercherò di essere molto breve per non togliere spazio alla discussione e anche perché tra poco si terrà la nostra giunta nazionale e il Consiglio confederale proprio qui in Confcommercio nella sala superiore intitolata Dino Abascià. Quindi subito vi chiedo scusa se poi non potrò trattenermi oltre il mio intervento, ma quello che vorrei condividere con voi sono però, guardate, due velocissime riflessioni. La prima è un ricordo e la seconda è una considerazione sul tema della vostra assemblea, sostenibilità e innovazione. E comincio dal ricordo. Nel novembre di 9 anni fa ci lasciava uno storico presidente di Confida, Lucio Pinetti. L'ultima volta che io l'ho visto è stato proprio qui, agli Stati Generali del Vending, qui in Confcommercio. E ricordo, e lo ricordo come se fosse adesso, che Lucio, che era già gravemente ammalato, mi era venuto incontro accogliente, con le braccia aperte, con gli occhi pieni di gioia. Era felice e certamente non lo era felice perché c'era lì il presidente di Confcommercio, era felice perché anche se sapeva che sarebbe stata la sua ultima assemblea, la affrontava a testa alta sapendo che stava portando un bel risultato per la sua associazione e lo stava facendo in casa Confcommercio. Lucio aveva le ore contate dalla malattia, ma era ancora capace di regalare agli altri tempo e disponibilità. Non ho mai dimenticato quell'esempio di Lucio e ne riconosco chiaramente l'eredità qui in Confida. Caro Massimo, ne devi essere davvero molto orgoglioso. Tra l'altro voglio fare una citazione che mi sembra che cada proprio a pennello. Il politico e filosofo latino Sallustio diceva: tra gli esercizi dello spirito il più utile è la storia. Tra gli esercizi dello spirito il più utile è la storia. E se me lo consentite, visto che gioco in casa e visto che ho anche una amicizia forte che mi lega al nostro moderatore, io azzardo a questo proposito un passaggio genealogico. Vista l'assonanza del nome, poi si sa, nei secoli si perde sempre qualche lettera per strada, ma visto soprattutto la saggezza e la sapienza del moderatore, potrebbe esserci un certo grado di parentela tra te, Alessandro, e il senatore Romano.
Bene, dicevo, il più utile quindi degli esercizi dello spirito è la storia, e la storia vostra, la storia di Confida, dice che questa è un'associazione forte, fatta di valore, fatta di valori, che proprio al tema della innovazione ha sempre dedicato attenzione. Lo ha fatto dimostrando che non c'è niente di automatico e di scontato nemmeno nella distribuzione automatica. Non c'è niente di scontato e di automatico. E qui vengo alla seconda riflessione sul tema dell'assemblea di oggi. Se l'innovazione è tema che a Confida piace da sempre, questa declinazione in chiave di sostenibilità è una interessante novità degli ultimi anni. Sostenibilità, lo sappiamo ormai, ha tanti, forse troppi, significati che vanno dall'ambiente al sociale, alla governance, dal tema della natura a quello della cultura. Personalmente credo che sia importante non far passare un concetto di sostenibilità come impatto zero. La sostenibilità a cui dobbiamo puntare dovrebbe invece avere un impatto sul mondo, dovrebbe aiutare a cambiare in meglio un progetto, un'azione, un'impresa. Dovrebbero essere valutati non solo perché non sprecano, ma anche per quanto generano, non produzione dunque, ma generazione, anzi a volte mi verrebbe da dire rigenerazione, quando diamo nuova vita all'esistenza, sostenibilità generativa, ecco, io la chiamerei così, sostenibilità generativa. Questa è la sfida di un settore come il nostro, che è dentro la vita, le abitudini e i consumi delle persone ogni giorno, e a partire dalle piccole cose può proprio per questo fare una grande differenza. Questa è la sfida di Confida, questa è la sfida, se posso dirlo, anche di Confcommercio. Sostenibilità generativa, migliorare quello che ci circonda, lasciare a chi viene e dopo di noi più di quello che abbiamo ricevuto, fare del nostro meglio per rendere migliore la vita di tutti. Questa è la vera innovazione, quella che migliora la vita, abilita le persone, cambia il futuro. E allora, care amiche e cari amici, vi ringrazio di essere qui ancora una volta a discuterne. Confcommercio c'è ed è al vostro fianco. Grazie e buon lavoro. Grazie Presidente.